Amici di Giappone a quattro mani, un nuovo video assaggio. Oggi assaggeremo i mochi della Biori, questi dolcetti appunto fatti di pasta di riso, mochi appunto, in quattro gusti diversi. In realtà penso che ne facciano 5 in totale, però purtroppo ho trovato solo questi qua, mancano quelli ai fagioli a zucchero, proprio quelli classici base. Avremo quindi tè verde, arachidi, sesamo e taro. Ma prima, sigla! Allora, prima di sfasciare tutto, vi mostriamo come appaiono nelle loro confezioni i nostri mochi. Abbiamo da una parte quello al sesamo e dall'altra quello al matcha, nelle loro belle confezioni arancione. Adesso le apriamo, li sforbiciamo e poi passiamo agli assaggi. Ho temuto per il tuo dito. Bello che stare lì, poi però diventano quadrati. Ma li rifacciamo rotondi. Anche meglio. I poggiamoci colorati. I poggiamoci. I sottomoci, come li chiamiamo? I sottomoci, mi piace. Ecco, allora, li abbiamo già tagliati, così potete vedere anche l'interno invece di farlo vedere masticato. L'abbiamo tagliato col coltello. Abbiamo qua quelli al sesamo, al tè verde, alle arachidi e al taro. Quindi ne proveremo un pezzo per uno e vi diremo com'è. Tra l'altro vi voglio anche dire che ho scoperto cosa vuol dire Biori, che pensavo fosse la marca appunto, invece poi ho visto i kanji e ho detto ah, e sono andata a vedere, vuol dire giorno perfetto, perfetto inteso come col tempo atmosferico perfetto per fare qualcosa. Quindi, non così, comunque non, so. Non è un'azienda giapponese, e sono prodotti a Taiwan. Li ho già mangiati, a mio gusto come marca non è male per quello che si può trovare qua in Italia, ecco. Ma lasciamo la parola ad Andrea, che non è proprio esperta, non è che ne hai mangiati spesso questi, vero? No, c'è, allora, però, c'è anche un motivo, cioè non sono neanche adatto a fare la prova. Perché non ti piace particolarmente? Perché c'è da dire che io non vado pazzo per il sesamo. Ottimo! Non vado pazzo per il matcha, non vado guarda pazzo in camera per quando dici queste cose. E non ho idea di cosa sia il taro. Perfetto! Sei proprio l'ideale. Dai, il quinto cosa... quale sarebbe? Come? Il quinto sarebbe? Il quinto è quello ai fagioli a zucchi, che è l'unico che conosci, che non impazzisco. Non impazzisco. No, in realtà forse sarebbe la cosa più buona. Però siccome tutti i dolci giapponesi sono con quella... con i fagioli a zucchi, un po' mi escono dalle orecchie. Sembra quindi... un po' il cugino di Wirush, Gian Pazzo, quando dice non vado pazzo per... Sì, pazzo per, vabbè. Assaggiamo, cosa inizio? Inizia, scegli tu. Vuoi andare subito sul taro, che è quello che non conosci? Proviamo, ecco, che è questo No, qua, sì. Questo un po' biaccico, però... Va bene, il taro sarebbe dentro, l'interno. Taro è un... di biscotto. Cos'è? Un tubero. Ricordiamo che il mochi è pericolosissimo, si muore. Ma questo, avendo un ripieno, è già meno pericoloso, perché se tu ti mangi la smaloppazza così di pasta di riso... Infatti, nella confezione c'è scritto... avvertenze con il fine di evitare il soffocamento, masticare e deglutire con attenzione. Poi ti dice che c'è anche la bustina di essiccante, non mangiare neanche quella, non aprire la bustina e tenere lontano dalla portata dei bambini. Nel frattempo, Andrea, io sentivo odore di biscotto, ha un altro gusto di biscotto, tipo America. È un altro gusto di qualche biscotto che ho mangiato. Quindi questo è buono. Quindi il taro ti piace. Taro ti piace. Forse hai iniziato da quello un po' più dolce. Ti consiglio di non passare subito al tè verde, che è quello un po' più amarognolo. Se così vogliamo chiamarlo, perché comunque sono sempre dolcini. Dai, sesamo, gli devo dire io l'ordine con cui mangiarlo. Questo puzza di più. Puzza? Ah, ma l'odore del sesamo è un po' particolare. No, sesamo fuori, ma ormai è un po' forte. Non è cattivo, ma sono io che... il sesamo... Questa cosa sta affumicata, sta... Sembra di mangiare un po' del fumo. Ma come mangiare del fumo?
Non so, il retrogusto del sesamo che è difficile da spiegare. Vabbè, mi hai capito, non ti piace il sesamo. L'arachide è carino perché ha anche la polvere, diciamo, di arachidi sopra. E non c'è l'odore dell'arachide. Un po' in giapponese, un po' americano. Come si dice la. Peanut C'era butter. la. La salsa, la cremona lì di. Peanut butter, l'ho detto già 3 volte. Buono, cioè non vado pazzo per l'arachide, Ah, ma. mia, ma non continuare a mangiare, passo a quello dopo. Se mi facesse schifo non lo rimangerei, Sì, no? ma si è notato, cioè quello, allora, quello al taro è sparito, quello al sesamo è Ma perché rimasto mi hai tutto lì. fermato? Non è che c'ho anche fame. Ma basta con sta fame, hai mangiato come un budego a pranzo. Sì, Abbiamo ma fame. registrato il video dei noodle e te li sei mangiati. Mochi. E mochi, ma maccia. Maccia, moccia, maccia. Maccia. Ah, buon odore. In realtà loro ti dicono al tè verde, noi abbiamo detto macia, ma loro No, dicono tè te verde. verde. No, benissimo. Te verde, Potrebbe essere basta. non così amaro, sì. Eh Infatti non c'è niente di maccia. no, è tè verde normale allora. Questo è particolare. È delicato, non è malaccio. Ha quel retrogusto che rimane nel naso. Come quei bei bagnoschiuma estivi. Alle erbe. Molto bene. Quindi è da mangiare, non è da lavarsi, ma è buono lo stesso. Poi provare a spalmartelo addosso e vedere cosa succede. Quindi tieniti a mente la tua classifica personale, adesso le assaggerò io e poi alla fine la confrontiamo. Allora, a mio gusto è molto dolce, a me piacciono le cose dolci, però di ripieno un po' pastoccoso, un po' impasta un po' la bocca. E ti dà l'idea di quelle cose che dici, vabbè, lo mangio perché mi do il contentino, è dolce. Ma voglio tenermi un po' a dieta, quindi non mi mangio un bignè, mangio quello. Però sa di Poi biscotto. scopri, sa di biscotto, però Ah. scopri che ha un sacco di carboidrati e tantissimi zuccheri. Quindi dici, ma quasi quasi mi mangio un biscotto, però vabbè. Non male. Poi hai assaggiato il Sesamo. sesamo. Sesamo è uno dei miei preferiti, ma più che altro mi piace perché ha tre consistenze, perché c'è fuori il sesamo che scrocchicchia, no? Sì. Dalla croccantezza, c'è il mochi che è bello ciancicoso e poi dentro questa salsina, diciamo, di semi di sesamo ha una consistenza più granulosa, mi piacciono queste tre consistenze insieme. Molto buono. Molto buono se ti piace il sesamo. Se non ti piace il sesamo, Cioè. sei fregato proprio, cioè dall'inizio. Anche questo Arachidi. ha tre consistenze, sì. Ha tre consistenze, ma il fatto che abbia sopra questa granulina, questa polvere di arachidi, in realtà mi infastidisce la gola. Cioè, Anche a me un pochino, mi sento un po' bruciare la gola. Cioè, non è che mi non brucia. so, mi dà un po' fastidio. Fa venire un po' a raspino perché non è una polvere. Io l'avrei fatta diventare una polvere proprio, non so, è da masticare bene perché fa venire un po' di tossetta. Però il ripieno mi piace da morire perché ha la Sì, quello è consistenza buono. di una crema ancora più buona del peanut butter perché è meno grasso, mi sembra un po' più Ah, burro sì, che burro d'arachidi. E continuava a da. dire, non mi veniva la parola, diceva crema marmellata d'arachidi. Ho detto, le ho dette tutte, tranne il Quasi burro più come un burro d'arachidi. d'arachidi, sembra una crema. È più Sì, quella sembra più asciutto, una è un po' crema che meno burro. burroso, un po' meno. Sarebbe il mio preferito se non avesse questa cosa sopra. Quasi quasi lo lavo. Ma non è né dolce né salata, è proprio Sì, non è un po' inutile, arachide niente, puro, mi mangia. si pianta in gola. Ha ragione Andrea. Bagnoschiuma, non Ah, bagnoschiuma. vedi, vedi. Pino No, ce l'hai, perché è fresco, Silvestre. ma è molto buono il salteverde. È più E delicato rispetto agli altri. anche questo ha solo un po' di, cos'è, zucchero a velo, suppongo. Zucchero? No, non penso. Dici che è zucchero? No, perché in realtà Non è resi dolce. sembra Può farina di essere. riso. Probabilmente serve per le dita per non incollartele. Sì, ma E sicuramente. basta.
Decidiamo un ordine utilizzando le scatole. Quale metteresti al primo posto? Metterai taro, poi il tè. Allora, il taro. Il perché è un po' più dolce. Taro, tè, arachidi e sesamo. Arachidi e sesamo. Il taro io lo faccio scendere un po'. Anche perché qua me lo fate vedere viola e in realtà sì, è rosino arancio nero, quindi non ci sto. Cioè, avevo detto che il sesamo era uno dei miei preferiti, però in realtà, beh, allora il taro lo metterei per ultimo. Questo posso mettere l'interno di questo in questo? Chiedilo alla casa, magari te lo fanno. Che sai che sarebbe l'idea? Vabbè, io non la faccio una classifica, niente, l'ha fatta Andrea. Va bene. Sono troppo indecisa. Vabbè, quello che ti è piaciuto di più almeno. Penso al tè verde, perché non me lo ricordavo. Io pensavo fosse amarino, me lo ricordavo tipo matcha. Invece no, è proprio... non c'entra niente col matcha. Mi dà un fastidio sti affari qua, quindi facciamo così. Ma non che non mi piaccia. Vabbè, tè verde, sesamo, arachidi e taro. Sì, quello che non abbiamo assaggiato oggi, che è ai fagioli a zucchi, lo metterei più o meno al centro, nel senso... Ma penso anch'io. Sì, perché è buono... Non me lo ricordo, mi dispiace, perché poi magari era tipo al secondo posto. Ah, cattivo non è, è buono, però boh, mi sembra più delicati questi qua. Sì, taro sì, e te. Sì, forse più delicati. Un po' più. Comunque, se li avete assaggiati, fateci sapere cosa ne pensate. Se avete delle altre marche da consigliarci, fatelo, che magari le cerchiamo e facciamo un video assaggio. Anche se avete dei consigli per degli altri video assaggi, che adesso finalmente ricominceremo a farli, visto che adesso abbiamo... un pochino più di tempo e forse a breve avremo anche una location tutta nostra per fare i video. Tutti forse. Troppi forse. Troppi forse. Saluta Andrea. Vabbè, vengo anche qua. Non so cosa sto riprendendo. Probabilmente il muro. Ciao. Ciao.